Io guidavo la PK. Internet e i social network stanno cambiando radicalmente abitudini e stili di vita? Sembra di sì, e forse siamo appena agli inizi di mutamenti profondi simili alla nascita della scrittura o più recentemente alla diffusione della TV negli anni 50. Se ne è parlato nell'ambito dei dialoghi prima dei dialoghi in un incontro tenuto alla Biblioteca Provinciale Santa Teresa dei Maschi di Bari, martedì 19 novembre. Titolo: Comunicare digitale, istruzioni per l'uso. Ospiti d'eccezione il professor Paolo Limone, Università di Foggia, esperto in ambienti di apprendimento. Negli Stati Uniti, ad esempio, i curriculum dell'istruzione vengono progettati con una logica un po' di reverse engineering, si suol dire, cioè c'è una forte cultura del test. L'obiettivo delle famiglie è di giungere al passaggio tra scuola superiore e università con test, con punteggi in cui questi test che permettono l'ingresso all'università più alti possibili. E il giornalista Pino Bruno, ora direttore di Thomas Harwood Italia. Oggi la televisione non risponde più a questi bisogni. A moderare i lavori il direttore di Pool Magazine Michele Casella. Se il fruitore non si documenta, non fa approfondimento su quello che ascolta, su quello che legge, la possibilità di arrivare su qualunque tipo di contenuto paradossalmente fa perdere ancora di più il gancio rispetto a quello che sta ascoltando. Per le conclusioni è intervenuto il dirigente scolastico Antonio Guida. Questa comunicazione digitale sta cambiando il nostro stile di vita, sta cambiando il nostro modo di pensare, di lavorare, ma soprattutto di vivere i rapporti sociali.